Wendy è un'insegnante di arte. Questa mattina qualcuno le ha fatto uno scherzo mettendo della colla sulla sua tazza di caffè. La professoressa interroga i tre sospettati. Blair risponde: «Non sono stata io, ero troppo impegnata a dipingere questi bellissimi fiori». Jason dice: «Ho dormito troppo e sono arrivato in studio più tardi di te». E Zara: «Perché avrei dovuto farlo? Sei la mia insegnante preferita». Chi è stato? È stata Zara. Ha una penna incollatrice in tasca. Wendy assegna un compito ai suoi studenti e lascia lo studio. Dopo un po' torna e vede questo quadro. Dice: «Wow, chi ha dipinto questo capolavoro?». Tre studenti affermano di essere l'autore del dipinto. Riesce a indovinare chi dice la verità? Per risolvere questo mistero, dovremmo dare un'occhiata alle loro tavolozze. Solo questo studente ha tutti i colori che corrispondono al dipinto. Wendy esce per comprare del cibo per il pranzo. Improvvisamente vede un ciclista steso a terra. Riesce a indovinare cos'è successo? In realtà, l'auto ha colpito la bottiglia di ketchup. Il ciclista è caduto lì vicino e si è macchiato. Wendy riceve una consegna. Tre scatole identiche con materiale per artisti. Tutte le scatole sono etichettate in modo errato. Wendy deve etichettare correttamente tutte le scatole aprendone una sola. Vuoi aiutarle? Poiché tutte e tre le scatole contengono articoli sbagliati, Wendy deve aprire la terza scatola. Se contiene acquerelli, la prima scatola conterrà sicuramente pennelli e la seconda acquerelli e pennelli. Se invece trova i pennelli nella terza scatola, la prima conterrà sia acquerelli che pennelli, mentre la seconda solo acquerelli. Il fattorino esce e grida: «Ehi, chiamate la polizia! Qualcuno ha rubato la mia auto!». La polizia inizia un'indagine e trova tre sospetti. Uno di loro è un ladro. Riesce a indovinare chi è? Il primo sta solo colorando il suo recinto. Il terzo è un giardiniere, ma il secondo nasconde un grimaldello nel taschino della camicia. Quindi è lui il ladro. Wendy partecipa a una festa di Halloween. Tre ragazzi la invitano a ballare, ma uno di loro è un lupo mannaro. Riesce a indovinare chi è? Il primo ragazzo indossa solo un costume da lupo mannaro. Il secondo ha qualche graffio, ma non significa nulla. Il terzo ha una vera coda di lupo. Dopo la festa, Wendy si risveglia in una cella fatta di ghiaccio. In mano ha solo un piccone. Nel frattempo, il suo migliore amico Zack è rinchiuso in una cella simile con un trapano. Riesce a prevedere chi riuscirà a fuggire? Solo Wendy riuscirà a fuggire. Zack non può usare un trapano senza elettricità. Il giorno seguente Wendy arriva allo studio d'arte, lascia il suo caffè da asporto alla scrivania e va in bagno. Al suo ritorno Wendy scopre che qualcuno ha bevuto la sua bevanda. Controlla la superficie della tazza alla ricerca di impronte digitali, ma trova solo le sue tracce. Wendy interroga tre studenti sospetti. Blair dice: «Scusa, ho lavato i pennelli nel lavandino, non ho guardato il tuo banco». Jason dice: «Scusa, non mi piace il caffè, e poi stavo facendo le storie per i miei follower». E Robin dice: «Mi stavo cambiando nel camerino per fare la modella per il corso di ritratto». Riesci a individuare il ladro? È stato Jason. Guarda la tasca posteriore. Nasconde dei guanti di gomma. Ecco perché non ha lasciato impronte. Wendy riceve una chiamata d'emergenza. Qualcuno ha rubato dei quadri dalla galleria del suo studio d'arte.
Wendy interroga tre sospetti tra i visitatori. Sara dice: «Sono venuta qui per comprare alcuni dei suoi quadri, ma quando sono entrata nella galleria le pareti erano vuote». Jill dice: «Sono diventata cieca 7 anni fa, quindi non ho visto nulla. Vengo in questa galleria solo per usare la vostra toilette». E Robert dice: «Perché dovrei svaligiare questo posto? Sono il principale investitore». Chi sta mentendo? Jill. Se è davvero cieca, perché ha portato con sé la macchina fotografica? Wendy fa un test d'ingresso per gli studenti di arte. Uno di questi tre artisti è mancino. Riesci a indovinare chi? È il terzo. Per i mancini è più facile tenere una tavolozza nella mano destra e dipingere con la sinistra. In questo modo la mano sinistra lavora e la destra rimane ferma. Durante gli esami, un ragazzo di nome Bobby si sente molto male e sviene. Wendy chiama l'ambulanza e lo porta in ospedale. Ha appena incontrato Bobby e non conosce i suoi parenti. Tuttavia, Wendy riesce a notare subito sua moglie in ospedale. Riesci a individuarla anche tu? È la prima signora. Hanno tatuaggi identici. E la terza signora ha un neo simile sulla guancia, quindi probabilmente è la sorella di Bobby. I medici sospettano un avvelenamento, così trattengono Bobby in ospedale per fare degli esami. Nel frattempo Wendy torna in studio e interroga tre testimoni tra i candidati. Sheila dice: «Bobby non sembrava affatto in salute. Non lo biasimo. Tutti erano stressati durante gli esami». Sam dice: «Non ho idea di chi lo abbia avvelenato, ma questa persona è senza cuore». E Xavier: «Penso che Bobby stia solo fingendo di essere malato per farsi accettare per pietà». Il giorno dopo, Bobby chiama Wendy con i risultati delle analisi. È stato avvelenato. Wendy chiama subito la polizia, che arresta uno dei testimoni. Riesce a indovinare chi e perché? Sam. Sapeva del veleno prima che i risultati degli esami fossero pronti. La mattina dopo, Wendy entra nello studio e vede che qualcuno ha lasciato un gran disordine. Le tele sono strappate e i colori sono sparsi su tutto il pavimento. Riesci a contare tutti i pennelli in questa stanza? Tredici. E i barattoli di vetro? Riesci a contarne il numero esatto? In questo studio ci sono 8 vasi di vetro, compreso questo rotto. Wendy chiede ai suoi 3 studenti: «Chi è il responsabile di questo pasticcio?» Nina risponde: «Penso che sia stato David. Non si lava mai le mani e i vestiti. È così strano». David risponde: «È stata Nina. È solo gelosa perché i suoi quadri non sono stati selezionati per una mostra d'arte». E Amber dice: «Non so chi sia stato. Ieri mi sentivo male e sono rimasta a casa». Chi è il responsabile di questo pasticcio? Da un'occhiata alle cornici delle tele. Sono tutte firmate. L'unica tela che non è stata strappata porta il nome di David. Pertanto, è stato lui ad aver rovinato lo studio e le opere dei suoi rivali. Wendy conduce i suoi studenti al parco per una lezione in plein air. Riesce a vedere qualche dettaglio strano in quest'area? Questo è un albero di mele. Perché ci sono arance sotto di esso? 2 studenti hanno dipinto quadri quasi identici. Puoi aiutare Wendy a trovare 3 differenze? Eccole. E questi ritratti? Riesci a individuare 3 differenze?
Ecco. Dopo la lezione, Wendy cerca di lasciare il parco e si perde. Deve attraversare questo labirinto. Puoi aiutarla a trovare l'uscita? Solo il primo percorso è corretto. Mentre torna a casa, Wendy entra in un supermercato. Riesce a contare i cactus. Sei. Qualcuno ha rotto l'auto più costosa nel parcheggio vicino al condominio di Wendy. La polizia interroga 3 testimoni per scoprire il colpevole. Carl dice: «Questa è la mia auto. L'ho parcheggiata come al solito e sono andato a casa. Wendy mi ha svegliato con la sua telefonata». Gia dice: «Stavo facendo una lezione di yoga in uno studio qui vicino. Questa macchina appartiene al mio ex fidanzato Carl. Peccato, amava quest'auto più di me». E Peter dice: «Carl è il mio vicino, ma non è mio amico, se capisci cosa intendo. Ho lavorato tutto il giorno e sono appena arrivato». Chi ha rotto l'auto di Carl? La colpevole è Gia. Sta nascondendo una mazza da baseball nel suo tappetino da yoga. 1. Annika ha ricevuto una lettera in cui qualcuno le chiedeva di uscire. Una cosa molto dolce, ma non c'era la firma, quindi non sa chi è stato. Tra questi 3 ragazzi, che andavano tutti a scuola con lei, chi può averle chiesto di uscire? Guarda il segno alla fine della lettera. È uguale al tatuaggio di questo ragazzo. Beh, scommetto che è stato lui a scrivere la lettera. 2. Un ufficio è stato derubato e la polizia è arrivata sul posto per indagare. Sono stati rubati dei soldi da un cassetto, ma non c'era traccia di scasso. La serratura era a posto e le finestre erano tutte chiuse. Guardati intorno e cerca di indovinare com'è entrato il rapinatore. Guarda la grata della ventilazione, è leggermente aperta. Il rapinatore deve essere passato di lì per entrare in ufficio e uscire. 3. Un agente di polizia sta inseguendo un rapinatore in giro per la città. All'improvviso il rapinatore entra in un ospedale e scompare. Quando l'ufficiale di polizia rientra nell'edificio, trova 3 dipendenti. Uno di loro è il rapinatore, che si è travestito da medico. Riesci a capire chi? È l'uomo al centro. Guarda il suo badge. C'è la foto di una donna sopra. Deve essersi messo le prime cose che gli sono capitate a tiro. 4. Alla luce del giorno è stato imbrattato il muro di un museo e la polizia, un'ora dopo l'accaduto, inizia a cercare il colpevole. Girando per le strade, identificano 3 sospetti. Adam ha affermato che era al lavoro ed era appena tornato. Carter ha detto che era impegnato a dipingere la recinzione del suo giardino, mentre Blake ha detto che stava portando a spasso il suo cane e non sapeva nulla dell'accaduto. Chi è il colpevole? È Carter. È vero che ha della vernice sulle mani, quindi l'alibi tiene, dato che ha detto che stava dipingendo la recinzione di casa. Però la vernice della recinzione è rossa, mentre quella sulle sue mani è blu, proprio come quella sulle mura del museo. 5. La prof. Roberts, insegnante di matematica, torna in classe dopo essere stata nell'ufficio del preside e beve un sorso di caffè. Lo ha dovuto sputare subito perché, invece del caffè, dentro c'era dell'inchiostro blu. Riesci a capire quale studente le ha fatto uno scherzo? È lui! Guarda, delle macchie d'inchiostro sulla mano! 6. La signora Taylor lavora in un comitato di selezione di una grande organizzazione specializzata in sviluppo sostenibile. C'è una posizione aperta per un ricercatore e sta esaminando i candidati. Molti di loro sono fake, inviati da persone non qualificate o generati da robot. Il suo compito è filtrare le candidature reali e ha bisogno del tuo aiuto. Cominciamo da questa. Che ne dici? È una candidatura vera?
No, non lo è. Questa ragazza è nata nel 2003, quindi ha 19 anni. È troppo giovane per avere un dottorato di ricerca. Sta mentendo. 7. Ok, eccone un'altra. Che dici? Questa sembra un'altra candidatura fake. Guarda la data di compleanno. Nel 91 non c'era il 29 febbraio. Questa applicazione deve essere stata generata da un robot. 8. Ok, ecco il prossimo candidato per te. Che dici? Questa ragazza sembra ok, io la prenderei in considerazione. 9. Ecco un altro candidato. Che ne dici? Lui mi sembra ok. 10. Il prossimo è questo candidato. Vedi qualcosa di sospetto o va tutto bene? Ovviamente no. Guarda la foto, è un gatto. Non si mettono queste foto sul curriculum vitae. Deve essere un fake generato dal computer. 11. Ok, un ultimo candidato da valutare. Lo accettiamo o no? C'è scritto che viene da Narnia. Narnia è un luogo immaginario, non esiste nella vita reale. Quindi anche questo curriculum deve essere falso. 12. Una donna ha chiamato la polizia e ha riferito di essere stata derubata. Ha detto che era nel bagno di un ristorante a sistemarsi il trucco quando qualcuno l'ha attaccata da dietro. Non è riuscita a capire chi fosse e a vedere che aspetto avesse. La polizia non le ha creduto. Perché? La donna si stava sistemando il trucco, quindi si stava guardando allo specchio. Se qualcuno avesse cercato di avvicinarsi a lei da dietro, lo avrebbe sicuramente visto. Quindi ha mentito e si è inventata tutto. 13. La signora Cook è andata in vacanza con le sue tre figlie, Kaya, Ruby ed Emma. Erano tutte e tre in spiaggia quando la signora Cook è dovuta partire per risolvere delle questioni lavorative. Le figlie sono rimaste lì, ma la madre gli ha vietato di entrare in acqua in sua assenza. Quindi avrebbero potuto solo leggere o costruire castelli di sabbia. Quando la signora Cook è tornata, ha capito subito che una delle figlie non l'ha ascoltata. Quale? Kaya, guarda i suoi capelli, sono bagnati. È lei che si è fatta il bagno. 14. C'è stata una rapina in un quartiere. Qualcuno ha rubato dei semi di fiori rari e bellissimi dalla signora Patterson, che si era portata dall'estero. La polizia ha interrogato vari vicini. Il signor Clark ha detto: «Io non lavoro per niente al mio giardino». La signora Moore ha detto: «La signora Patterson mi ha mostrato questi semi e me ne ha dati un paio, ma io non ruberei mai niente». Il signor Campbell ha detto: «Io mi faccio gli affari miei». Chi ha rubato i semi? È stato il signor Clark. Ha affermato di non prendersi cura del suo giardino, eppure sembra troppo bello per essere un giardino abbandonato a se stesso. 15. In un universo parallelo è consentito solo divertirsi e mangiare caramelle. Nessuno legge e non si studia mai. La signora Rossi torna a casa dopo una lunga e divertente giornata in un club e chiede alle sue figlie cosa stanno facendo. Anna risponde che ha guardato la TV tutto il giorno. Livia dice di aver passato la giornata in un parco acquatico. Ho trascorso la giornata al parco acquatico. Eva, invece, dice di aver fatto una gara a chi mangia più caramelle con le sue amiche. Eppure la signora Rossi ha capito che una delle sue figlie ha mentito e che ha passato tutto il giorno a studiare. Chi delle tre? Anna, guarda, la TV è spenta, ma nel letto c'è un libro. Sicuramente stava leggendo. 16. Nel fine settimana, Kira e le sue amiche avrebbero dovuto festeggiare online il compleanno di un loro amico, ma Kira non ne aveva voglia e non si è presentata.
Lunedì a scuola ha detto di non aver avuto elettricità e connessione per tutto il giorno, quindi aveva passato la giornata davanti al computer a scrivere la sua tesina. I suoi amici non le hanno creduto. Perché? Se è vero che non c'era elettricità, allora non avrebbe potuto lavorare al computer, perché non si sarebbe acceso. 17. Continuiamo a vedere quanto sei attento. Ecco altri esercizi per allenarti. Ora ti mostro due appartamenti e tu devi capire quale dei due è stato derubato. Pronto per iniziare? Ecco i primi due. Che dici? Questo appartamento ha una finestra rotta, quindi ovviamente è questo. 18. Ok, fantastico, ora il prossimo. Due appartamenti di due persone diverse. Quale è stato derubato? Qui c'è troppo disordine, devono essere passati i ladri. 19. Un altro paio di appartamenti. Riesci a capire in quale hanno fatto irruzione? Ci sono macchie di sporco sul pavimento, qualcuno ci è venuto con gli stivali, quindi direi che è questo l'appartamento derubato. 20. Va bene, continueremo a guardare gli appartamenti, ma ora il tuo compito è indovinare chi pensi ci viva e che lavoro faccia. Cominciamo con calma. Che mi dici di questo appartamento? Quadri, pennelli. Appartiene sicuramente a un artista. 21. Che mi dici di questo? Hai qualche idea? Sacco, guantoni da box, manubri e altri attrezzi sportivi. Qui ci vive un pugile, sì. 22. Dai un'occhiata da vicino, che ne pensi? Una scrivania enorme, tanti monitor e tastiere, un microfono, una cuffia, poster di videogiochi. Scommetto che è una stanza di un gamer o di uno streamer. 23. Che dire di questa stanza bella e pulita? Vedi qualche indizio che potrebbe farti scoprire chi vive qui? C'è la sbarra e ci sono anche dei tutù nell'armadio. È la stanza di una ballerina. 24. E ora ti farò vedere delle foto e dovrai trovare cosa c'è di sbagliato o di strano. Ecco la prima. Che dici? Sulla superficie della Luna ci sono delle persone che però non indossano la tuta spaziale. 25. Un'altra immagine dallo spazio. Vedi errori? Guarda più da vicino, non è la Luna, è Saturno. 26. Che mi dici di questa foto? Vedi qualcosa di strano qui? Guarda il modo in cui questo tizio mangia la banana. Stai camminando per strada. Su un palo noti un avviso che parla di lucertole con sembianze umane che attaccano gli abitanti della città. Ricordi di aver fatto delle ricerche a riguardo? All'epoca non eri riuscito a trovare questi rettili. Adesso però sei diretto al parco. Da diversi giorni un grosso lupo mannaro sta spaventando i residenti. Sai che il lupo mannaro ha una moglie, l'unica persona in grado di calmare il mostro e aiutarlo a tornare alla sua forma umana. Hai incontrato tre ragazze. Una è sicuramente la moglie del lupo mannaro che stai cercando. Parlando con loro, provi a convincere la moglie ad avvicinarsi al lupo. Nessuna però fa un passo in avanti. Dovrai quindi fare la tua scelta. Vedi i peli sui vestiti di questa ragazza? Sono del lupo. Significa che lei è la moglie.
si avvicina al mostro, lo abbraccia e il lupo mannaro si trasforma in un umano. Mentre stai tornando alla macchina, senti delle urla provenire da un fiume. Una donna sta chiedendo aiuto. Corri sulla riva e ti tuffi, nuotando verso la donna che sta annegando. Quando ti avvicini a lei, vedi tre persone. Tutte urlano, ma solo una di loro è un vero essere umano che ha bisogno di aiuto. Le altre sono delle sirene che vogliono attirarti nel loro regno. Come puoi scoprire chi è la vera donna? Immergiti e controlla chi ha la coda. Emily ha vinto alla lotteria. Potrà scegliere il suo premio. Ha tre opzioni: una Ferrari nuova di zecca, una borsa di Gucci e delle scarpe Jimmy Choo. Guardali da vicino, quale premio dovrebbe scegliere? Emily dovrebbe scegliere la borsa. I loghi di Ferrari e Jimmy Choo sono sbagliati. Sia l'auto che le scarpe sono due imitazioni. Tre grandi amici riescono finalmente a incontrarsi in un caffè per discutere di alcuni affari. Val ordina una torta alla frutta. Simon chiede un bicchiere di soda. Leo prende una barretta energetica dalla borsa e inizia a mangiarla. Il cameriere porta la torta e la bibita e si allontana. Simon beve dal suo bicchiere. Val invece non tocca la torta. Perché? Sulla torta ci sono delle fette di pomodoro e dei cetrioli. Val ne aveva chiesta una alla frutta. Un archeologo si fa strada nella fitta giungla di un'isola sconosciuta. È alla ricerca di un tesoro prezioso, un'antica coppa di 2000 anni fa. Se riuscirà a prenderla, potrà vendere il prezioso manufatto per diversi milioni di euro. Si trova davanti un piccolo lago con una cascata. Immergendosi, nota due grotte. La coppa si trova all'interno di una delle due. Dove deve andare l'archeologo? Pensa più velocemente possibile, sta finendo l'aria! Deve nuotare nella grotta di sinistra. Come vedi, da quella grotta escono delle bolle d'aria. All'interno della grotta c'è della terraferma. Tre ragazzi sono seduti su un marciapiede. Hanno un'aria molto stanca e i loro vestiti sono sporchi. Ciascuno di loro spera di raccimolare qualche soldo dalle persone che passano. Nessuno però li aiuta. Uno di questi senza tetto fa solo finta di essere povero. I passanti se ne accorgono ed evitano di aiutare anche gli altri due. Secondo te, chi sta fingendo? Guarda questo ragazzo calvo. Come puoi notare, ha uno smartwatch al polso. Samantha sta vagando nel deserto da ormai diverse ore. La sabbia è così calda che anche camminare è diventato difficoltoso. Diversi metri più avanti, Samantha nota una tenda. Sicuramente non è un miraggio. La ragazza accelera il passo e la raggiunge. All'interno trova una bottiglia d'acqua, due uova e una padella. Samantha si disseta, ma continua ad avere fame. È pericoloso mangiare uova crude nel deserto. Si rischia un'intossicazione alimentare. Quindi Samantha decide di cuocere le uova. Si guarda intorno cercando della legna da ardere, ma non vede altro che dune di sabbia. Come può fare per cuocere le uova? Può mettere la padella sulla sabbia. È molto calda. Il sole aumenterà il calore e le uova friggeranno. Dopo aver fatto la doccia, Albert si accorge di aver perso la fede nuziale. Sembra che l'anello sia caduto nello scarico. Oh no! Sua moglie tornerà presto a casa e si accorgerà sicuramente di questa mancanza. La moglie entra nell'appartamento. Guarda il marito, gli chiede di girarsi e prende l'anello dai capelli. Si era impigliato lì mentre era sotto la doccia. Come faceva la moglie a sapere che l'anello era lì? Albert era rivolto verso di lei.
Alle spalle di Albert c'è uno specchio. La moglie ha notato l'anello nel riflesso. Due importanti produttori cinematografici fanno colazione in un costoso ristorante. Discutono del budget per il sequel di un film di grande successo che ha guadagnato 500 milioni di euro al botteghino. Parlano a bassa voce perché si scambiano delle idee su alcuni importanti dettagli della sceneggiatura. Sospettano che qualcuno possa ascoltarli. I produttori hanno ragione. Alcuni curiosi stanno infatti origliando la loro conversazione. Riesci a trovarli? Al tavolo accanto c'è un ragazzo che tiene una rivista capovolta. Ovviamente non la sta leggendo, sta ascoltando i produttori. La ragazza in fondo è una giornalista. Come puoi notare, dal suo zaino spunta un obiettivo. Sicuramente pubblicherà un video e i fan potranno leggere il labiale dei produttori. Quell'uomo sta mangiando un'insalata, ma è facile individuare un microfono nascosto tra i suoi lunghi capelli. Tre persone sono in fila davanti a un carretto dei gelati. Il primo sta prendendo un cono dal venditore. Il ragazzo dietro di lui è molto nervoso e ha le mani in tasca. Il terzo sta guardando qualcosa con un binocolo. Chi di loro è un agente di polizia? Guarda il primo ragazzo, ha una radio della polizia in tasca. «Dove sono i miei soldi?» urla il proprietario di una tavola calda. Mancano 30 minuti alla fine della giornata lavorativa e nella cassa non ci sono soldi. I tre dipendenti che erano in turno giurano di non averli toccati. Tutti affermano che la tavola calda non ha avuto alcun cliente. Il capo non crede alla loro storia. Studia i dipendenti cercando di capire chi sia il ladro. Linda indossa un paio di occhiali da sole, jeans e una maglietta elegante. Porta con sé un telefono costoso. Michael è vestito con abiti firmati. Sara indossa una giacca normale e una gonna lunga. Secondo te, chi ha rubato il denaro? Stanno tutti dicendo la verità. Guarda il cartello sulla porta. C'è scritto aperto. Questo significa che le persone che passano davanti alla tavola calda vedono il cartello chiuso. È per questo che non è entrato alcun cliente. Cielo stellato, aria fresca, dune infinite, un piccolo falò e una tenda. Questo posto è una favola. Sara ha sempre desiderato trascorrere una notte nel deserto. Fotografa le stelle, beve tè caldo da un termos e si gode la vita. La notte è perfetta. Troppo perfetta. Improvvisamente però il sorriso scompare dal volto di Sara. Niente è reale. Due segni indicano che Sara sta dormendo. Quali sono? Nel cielo brillano due lune. Un granchio spunta dalla sabbia fissando Sara. Nel deserto però vivono gli scorpioni, non i granchi. Mary apre gli occhi e si rende conto di essere in un luogo sconosciuto. Nella stanza ci sono molti rifiuti. Una lampada dondola sul soffitto. Deve essere sicuramente successo qualcosa. Mary nota che la porta è aperta, ma prima di andarsene può prendere qualche oggetto che potrebbe tornarle utile. Ma cosa? Può sceglierne solo due. Quali? Mary deve procurarsi un'attrezzatura subacquea e una maschera. Guarda la piccola finestra. Vedi i pesci? Mary è sott'acqua. I Miller e i Johnson vanno in vacanza. Sai dire quale famiglia ha una figlia? Osserva attentamente le loro valigie. I Miller hanno due valigie, mentre i Johnson ne hanno tre. Quella in più deve essere della figlia che si è momentaneamente allontanata. Spostiamoci in Norvegia. Dopo le vacanze di Natale, due sorelle gemelle, Alicia e Ada, sono venute a trovare la madre. Tuttavia, una delle due sorelle ha un fidanzato thailandese che aveva incontrato poco prima di andare dalla madre. Sai dire quale delle due?
La Norvegia è un paese freddo del nord Europa, inoltre è inverno. A differenza della sorella gemella, Ada è abbronzata. Probabilmente perché ha appena trascorso le vacanze in un paese caldo come la Thailandia, a casa del suo ragazzo. Deve essere lei. Nelly si sta avvicinando a un prato colorato. Sta portando un pacco. Se non riesce ad aprirlo prima di raggiungere il prato, non sopravviverà. Riesce a indovinare cosa contiene il pacco? Nelly sta facendo paracadutismo. Nel suo pacco c'è un paracadute. Dopo essere atterrata in sicurezza, Nelly decide di fare una passeggiata in un campo di girasoli. Puoi aiutarla a individuare tre cose di questa zona che assolutamente non tornano? Questo spaventapasseri fa l'occhiolino. Questo girasole ha i denti. Nel cielo ci sono due soli. Nelly inizia a camminare e si perde nel bosco. Vagando un po', incontra quattro ragazzi seduti su un grande albero. Puoi aiutarla a classificarli in ordine di stupidità? La quarta persona sta tagliando il ramo dove è seduta, quindi è il più sciocco. La prima persona è seduta sul ramo che presto sarà tagliato dal secondo, quindi la prima persona è la seconda più sciocca. Il secondo non vede che sta per cadere anche lui, quindi è il terzo. E infine, il terzo. È una persona cattiva, ma sicuramente non stupida. Nelly prosegue la sua passeggiata arrivando a un'autostrada. Tre persone si offrono di darle un passaggio fino alla città più vicina. Sei in grado di aiutare Nelly a scegliere l'autista più sicuro? Dai un'occhiata all'auto di questo ragazzo. Le gomme sono sgonfie. Inoltre c'è una pozza di olio motore che fuoriesce dall'auto. Probabilmente non è la scelta più sicura. Questa bella signora e la sua auto sono entrambe lucidissime perché sono dei fantasmi. Quanto al camionista tenebroso, sembra piuttosto affidabile. Nelly entra in un bar della zona e incontra due signore. Entrambe le dicono di essere le figlie di un famoso miliardario. Riesce a indovinare chi sta mentendo? La signora sulla destra è una bugiarda, il logo sulla sua maglietta è falso, la signora si finge ricca. Nelly non può comprare da mangiare perché non ha soldi con sé. Il gestore della caffetteria è dispiaciuto e le offre il pranzo. Prima però dovrà risolvere un difficile indovinello. Nelly accetta. Eccolo. Le persone mi hanno calpestato, non molte fortunatamente. Non rimango mai piena a lungo. Ho un lato oscuro. Cosa sono? Puoi aiutare Nelly a vincere il suo pasto? La risposta corretta è la luna. Nelly inizia a mangiare e butta l'occhio sulle foto alle pareti. All'improvviso nota qualcosa di strano. Riesci anche tu ad individuare qualche dettaglio particolare? Questa persona appare in entrambe le foto con un aspetto giovanile, ma queste due foto sono state scattate a distanza di 100 anni. Nelly entra in un negozio di fiori e vede il proprietario che mette dei mazzi di fiori in grandi vasi. Se mette un bouquet in ogni vaso, si ritroverà con un bouquet in più. Se mette due mazzi di fiori per vaso, si ritroverà con un vaso in più. Quanti vasi e quanti bouquet ha? Ha tre vasi e quattro bouquet. Il proprietario del negozio di fiori offre a Nelly un lavoro. Un corriere gli ha appena consegnato tre scatole. Ogni scatola è etichettata in modo errato. Nelly ha una sola possibilità di prendere un fiore da ogni scatola e di etichettare correttamente le scatole. Puoi aiutarla a portare a termine questo compito? Nelly deve prendere un fiore dalla scatola etichettata come rose rosse e bianche. Poiché l'etichetta non è corretta, questa scatola dovrebbe contenere solo rose rosse o solo rose bianche. Supponiamo che Nelly trovi le rose rosse.
Ora puoi etichettare correttamente questa scatola. Sappiamo che la scatola bianca non può contenere rose bianche, pertanto ora Nelly può etichettare correttamente le altre due scatole. Dopo aver guadagnato un po' di soldi, Nelly decide di prenotare una stanza nell'hotel nei dintorni per riposare un po'. Il direttore le propone di scegliere tra tre camere vuote. Nelly ha bisogno del tuo aiuto per scegliere la camera migliore. Nella prima stanza ci sono delle crepe nel vetro della finestra, molto pericolose. Nella terza stanza c'è uno zombie nascosto sotto il letto. Nelly dovrebbe quindi scegliere la seconda. Nelly si chiude nella stanza, apre la finestra e rimane lì vicino a respirare aria fresca. All'improvviso lancia qualcosa dalla finestra e sviene poco dopo. È un mistero perché è perfettamente sana. Nessun estraneo le ha fatto niente e la porta è chiusa a chiave. Riesci a trovare una spiegazione logica per quello che è successo? Nelly ha lanciato un boomerang dalla finestra. Il boomerang ha raggiunto la massima distanza ed è tornato indietro dritto nella sua testa. Dopo un po', Nelly si sveglia con un forte mal di testa. Va nel negozio più vicino per comprare un'aspirina. In questo posto nota tre cose strane. Riesci a vederle anche tu? Sullo scaffale c'è del mais, insieme a dei tovaglioli e alla carta igienica. L'annuncio offre uno sconto dell'800%. Ed è troppo bello per essere vero. Infine il negoziante indossa due paia di occhiali. Improvvisamente il negoziante inizia a urlare. Qualcuno ha rubato i miei soldi! Chiude i clienti all'interno del negozio e chiama la polizia. La polizia arriva e interroga i quattro sospetti. Maya dice: «Sono venuta a comprare l'acqua prima della mia lezione di yoga delle 12. Sono in ritardo di 20 minuti per colpa vostra». Bob dice: «Che senso ha rubare contanti? Tutti sanno che oggi si usano le carte». Lily dice: «Questo negoziante è una persona cattiva, se l'è meritato». Nelly risponde: «Mi dispiace, stavo pensando ai miei acquisti, non ho visto nulla di sospetto». Dopo aver sentito ciò, gli agenti arrestano una persona. Riuscite a indovinare chi? Maya, guarda l'orologio sul muro. Sono solo le 10. Non è in ritardo, quindi sta mentendo. Nelly cammina lungo una strada. Nota una vendita di beneficenza organizzata dalla signora Green. Il prezzo fisso per ogni oggetto è di solo $1. Amy compra un vecchio vestito. Phil prende un bellissimo vaso antico. Vivian acquista una valigia vintage malandata. Nelly si avvicina alla signora Green e le dice: «Signora, ha appena venduto un oggetto costoso per una miseria. Cosa intende dire? Riesce a indovinare?» Vivian solleva questa valigia abbastanza facilmente, quindi probabilmente è vuota. Inoltre ha dei buchi sul fondo, quindi non può essere preziosa. Questo vaso non è antico, ha un adesivo di un negozio da $1. Anche se questo vestito è sporco e strappato, ha una grande spilla costosa sulla cintura. Tante pietre preziose non possono costare solo $1. Nelly chiede alla signora Green se può usare il suo bagno. La signora Green risponde: «Certo, è la fine del corridoio». Nelly cammina lungo il corridoio, confonde le porte, finendo in una cucina in disordine. La porta non si apre. Sai aiutare Nelly a trovare la chiave? È nella teiera. La signora Green entra in cucina e dice a Nelly: «Piccola mia, io sono una strega. Ti farò un regalo se riuscirai a risolvere il mio indovinello». Nelly accetta. Ecco il compito. Inizia per T, finisce per A, ed è pieno di T. Che cos'è? Riuscirete a risolvere questo mistero? La risposta corretta è di nuovo una teiera. La signora Green porta Nelly nel suo scantinato polveroso e le dice: «Una di queste tre porte conduce a un mondo magico, mentre le altre due sono false. Hai solo un tentativo per scegliere la porta giusta. Buona fortuna! Sei in grado di aiutare Nelly?»
Dovrebbe scegliere la terza porta. Guarda il pavimento. Le impronte polverose portano solo alla terza porta, il che significa che le porte 1 e 2 sono false. Nelly apre la terza porta ed entra in una foresta incantata. Per attraversarla esistono 4 modi. Tutti i passaggi, però, sono piuttosto pericolosi. Un drago affamato la sta aspettando lungo il primo percorso. Un enorme incendio brucia lungo il secondo percorso. Il terzo percorso è un tunnel senza finestre. Il quarto passaggio è pieno di scorpioni e serpenti. Nelly ha bisogno del tuo aiuto per trovare la giusta via. Dovrebbe scegliere la terza via. Il tunnel non ha finestre, ma chi ha detto che non ha un'uscita? Nelly percorre il tunnel e si ritrova in un bellissimo castello. La guardia le dice: «Questo castello sarà tuo solo se riesci a risolvere il mio indovinello. Posso riempire una stanza, ma non occupo spazio. Che cosa sono?» «Forza, aiuta Nelly! C'è in palio un castello!» La risposta corretta è luce.